Sì. Buongiorno, buon anno. Matteo Parlato, Rai News 24. Senta, le volevo chiedere, per le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Marche, il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza idrica. Se si trasforma l'acqua in neve, non si corre il rischio che per risolvere un problema se ne peggiora un altro? No, anzi, proprio adesso abbiamo finito questo tavolo insieme ad alcuni presidenti di regione, tutti gli assessori, abbiamo detto che la neve che viene prodotta con l'innevamento può essere utile invece proprio per poi poterla restituire anche per l'agricoltura. Quindi non sono cose che litigano tra di loro, sono cose che si supportano tra di loro, perché non è che poi la neve fatta artificialmente non si scioglie in acqua, no? E quindi è evidente che anzi può essere soprattutto riutilizzata per quello che, visto che abbiamo avuto mesi, come voi ben sapete, di siccità, potrebbe essere invece un circolo virtuoso.